Ti sei mai chiesto perché alcune persone sembrano sempre sminuire i tuoi successi o competere con te in modo poco sano? E se ti dicessimo che tutte queste potrebbero essere manifestazioni di invidia? Oggi ti guideremo attraverso i 9 sottili segnali chiave per identificare una persona invidiosa nella tua vita. Riconoscere l'invidia non è solo questione di curiosità, è un passo essenziale per mantenere relazioni sane e costruttive. Sarai sorpreso nello scoprire quanto sia comune questo sentimento e come possa celarsi dietro gesti e parole che a prima vista sembrano innocui. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. E ora, preparati a mettere in luce comportamenti nascosti e dinamiche sottili che possono influenzare negativamente le tue interazioni quotidiane per colpa dell'invidia. Cominciamo. 1. Sottolineatura costante degli errori. Questo comportamento è l'atteggiamento della persona invidiosa che si focalizza eccessivamente su errori o fallimenti altrui, anche quelli minimi, con l'intento specifico di sminuire i successi e le capacità della persona bersaglio. Questa condotta può manifestarsi in vari contesti, come il lavoro, le interazioni sociali o all'interno della famiglia. L'invidioso potrebbe, ad esempio, criticare ogni piccolo errore durante una conversazione, ignorando completamente i successi ottenuti, il che può avere un impatto negativo sia sul valore percepito delle realizzazioni altrui, sia sulla fiducia in sé della persona colpita. Questo tipo di comportamento è motivato da 2 obiettivi principali. Il primo è svalorizzare le realizzazioni altrui, facendole apparire meno importanti o meno meritevoli di riconoscimento. Il secondo è minare la fiducia della persona, instillando dubbi sulle sue capacità e riducendo la sua autostima. L'effetto cumulativo di queste critiche costanti può creare un ambiente negativo e tossico, erodendo le relazioni e seminando malcontento. Per gestire questo tipo di comportamento, è cruciale riconoscere che le critiche sono guidate dall'invidia e non da una valutazione reale delle proprie capacità. In alcuni casi, può essere utile discutere apertamente con la persona invidiosa su come il suo comportamento influisce negativamente sul proprio stato emotivo, proponendo modi più costruttivi di interazione. È anche importante cercare il supporto di altri che possono offrire conferme esterne del valore del proprio lavoro. Infine, sviluppare resilienza e autostima aiuterà a proteggersi dagli effetti dannosi di questo comportamento invidioso. Riconoscere e comprendere la natura di queste azioni è fondamentale per mantenere la propria integrità emotiva e proseguire nel proprio sviluppo personale e anche professionale. 2. Reazioni sproporzionate. Tale segnale si riferisce a quando una persona mostra una risposta emotiva eccessiva o inappropriata ai tuoi successi o progressi. Invece di reagire con gioia o supporto, potrebbe esprimere irritazione, frustrazione o addirittura rabbia quando raggiungi un traguardo o ricevi un riconoscimento. Questo tipo di comportamento è spesso un indicatore che la persona potrebbe provare invidia nei tuoi confronti. Ad esempio, immagina di condividere la notizia di una promozione sul lavoro o di un successo personale e, invece che ricevere congratulazioni, ricevi commenti negativi o critiche che sembrano fuori luogo rispetto all'evento positivo che stai celebrando. Questa reazione è sproporzionata perché non corrisponde al contesto positivo della situazione e suggerisce che l'altra persona sta lottando con sentimenti negativi scatenati dal tuo successo. Le reazioni sproporzionate sono spesso il risultato di un confronto interno che la persona invidiosa fa tra se stessa e te. Se sente che i tuoi successi mettono in ombra i suoi o la fanno sentire inadeguata, può rispondere in modi che sono emotivamente intensi e non allineati con la situazione. Questo può essere particolarmente visibile in ambienti competitivi come il posto di lavoro, dove le realizzazioni di una persona possono essere percepite come una minaccia al successo di un'altra. Riconoscere queste reazioni sproporzionate può essere utile per capire meglio le dinamiche nelle tue relazioni e per decidere come gestirle. Comprendere che queste reazioni possono derivare dall'invidia può aiutarti a non prendere questi comportamenti sul personale
e a cercare modi per affrontare la situazione in modo costruttivo, forse attraverso il dialogo aperto o stabilendo limiti più chiari. 3. Riluttanza a condividere risorse o informazioni utili. Questo segnale può emergere in situazioni dove una persona sente invidia verso il successo o il potenziale di un'altra. In questo contesto, l'individuo invidioso potrebbe deliberatamente trattenere informazioni cruciali o risorse che potrebbero beneficiarti o migliorare la tua posizione, sia essa professionale o personale. Il suo obiettivo è di creare un vantaggio per se stesso, mantenendo un controllo esclusivo su queste risorse, sperando di limitare i tuoi successi e avanzamenti. Per esempio, nel mondo del lavoro, può manifestarsi quando un collega o un superiore trattiene volontariamente dettagli importanti riguardo a un progetto imminente, scadenze critiche o informazioni su opportunità di formazione che potrebbero farti avanzare nella tua carriera o aiutarti ad evitare errori. Questo comportamento non solo impedisce l'accesso a informazioni che potrebbero essere di grande aiuto, ma crea anche un ambiente di lavoro meno collaborativo e più competitivo. Allo stesso modo, nelle relazioni personali, qualcuno potrebbe evitare di condividere informazioni su opportunità sociali, eventi o contatti che potrebbero arricchire la tua vita personale o espandere la tua rete sociale. Questo tipo di comportamento è spesso motivato da una percezione distorta, per la quale il guadagno di una persona corrisponde necessariamente alla perdita di un'altra. Chi occulta spesso le informazioni potrebbe sentirsi minacciato dai tuoi potenziali successi e utilizza questa tattica per tentare di preservare la propria posizione o status. Riconoscere questa riluttanza nel condividere risorse e informazioni può essere difficile, soprattutto se non esistono segnali evidenti di ostilità. Tuttavia, un'osservazione attenta delle dinamiche o un confronto sulle esperienze con altri colleghi o amici può rivelare questo schema. Capire che questa resistenza è spesso radicata nell'invidia può aiutarti a sviluppare strategie per cercare informazioni in modo più indipendente o per costruire reti di supporto alternative che possano offrirti le risorse di cui hai bisogno. Inoltre, affrontare il problema direttamente con la persona coinvolta, se possibile e appropriato, può anche aiutare a chiarire le aspettative e forse a mitigare l'impatto di questo comportamento. 4. Eccessiva rivalità nei confronti delle tue passioni. Questa condotta si manifesta quando una persona, spinta probabilmente da invidia, inizia a sviluppare un interesse improvviso e competitivo per le stesse attività o hobby che ti appassionano. Questa rivalità può nascere dalla percezione che il tuo successo o la tua competenza in un determinato interesse minacci la sua immagine o la sua autostima. In risposta, potrebbe tentare di dimostrare a se stessa e ad altri che può eguagliare o superare le tue realizzazioni, impegnandosi intensamente, spesso senza un vero apprezzamento per l'attività stessa. Per esempio, potresti notare un collega che decide di prendere parte a un hobby che hai discusso al lavoro, come il golf, e si impegna non solo a giocare regolarmente, ma anche a partecipare a tornei. Oppure, un amico potrebbe acquistare una fotocamera professionale e iniziare a pubblicare foto, cercando costantemente confronti con le tue opere, o ancora, un familiare potrebbe iscriversi al tuo stesso corso di cucina e competere con te per ottenere elogi dagli insegnanti. Questa dinamica può trasformare un'attività rilassante e piacevole in un campo di battaglia competitivo, mettendo a dura prova addirittura il piacere che provi nell'attività. La competizione può creare tensioni e conflitti, alterando l'ambiente sereno che un tempo caratterizzava il tuo hobby. Per gestire questa situazione è fondamentale riconoscere che l'insicurezza è spesso alla base di questo comportamento. Affrontare il problema con empatia può aiutare a mitigare la competizione. È utile anche discutere apertamente delle tue percezioni e sentimenti riguardo alla situazione, il che può portare a una maggiore comprensione reciproca. In alcuni casi può essere necessario stabilire limiti chiari o decidere di non condividere ogni dettaglio delle tue passioni con la persona in questione. Una conversazione onesta sulle motivazioni che spingono entrambi a dedicarsi all'hobby potrebbe riallineare le intenzioni e ridurre la tensione. 5. Complimenti che suonano falsi o sono seguiti da una critica.
Questo segnale è un indicatore comune di invidia mascherata. Questo comportamento si manifesta quando una persona esterna un complimento che potrebbe sembrare genuino all'inizio, ma poi subito dopo aggiunge una critica o un commento negativo che ne sminuisce il valore. Questi complimenti ambigui spesso servono a una doppia funzione. Da un lato, la persona cerca di mantenere le apparenze di cordialità e supporto, dall'altro lato, manifesta il proprio disagio o invidia rispetto al successo altrui. Il complimento iniziale apre la conversazione su una nota positiva, che però viene rapidamente soffocata da un commento che mette in dubbio i meriti del successo o ne sottolinea gli aspetti negativi. Per esempio, una frase come «È fantastico che tu abbia ottenuto quel lavoro», ma sono sicuro che deve essere stato troppo stressante ottenere qualcosa di così impegnativo, può sembrare un riconoscimento delle tue capacità, ma il seguito del commento trasforma il complimento in una critica velata. Il suggerimento che il successo sia stato ottenuto a un prezzo elevato, lo stress, implica che forse non ne valeva la pena, oppure che il successo non è completamente degno di lode o desiderabile. Questi tipi di complimenti possono lasciare una sensazione di insoddisfazione e confusione. Potresti sentirti apprezzato in un primo momento, ma poi demoralizzato o messo in dubbio subito dopo. L'intenzione dietro a questi messaggi misti può essere quella di destabilizzare la tua autostima e sicurezza. Per gestire efficacemente questi comportamenti è utile riconoscere il modello di atteggiamento e comprendere che la critica o il dubbio espressi non riflettono necessariamente la realtà del tuo successo o valore. Mantenere la fiducia nelle proprie capacità e successi è fondamentale, così come lo è circondarsi di persone che offrono supporto genuino e incoraggiamento. In alcuni casi anche confrontare apertamente questi sentimenti con chi li genera può aiutare a chiarire le intenzioni e possibilmente a correggere dinamiche interpersonali malsane. 6. Cambiamenti nell'atteggiamento quando sei al centro dell'attenzione. Tale segnale si riferisce a una reazione di una persona invidiosa che mostra un cambiamento visibile nel suo comportamento in risposta al riconoscimento o all'elogio che ricevi da altri. Questi cambiamenti possono includere il ritirarsi emotivamente, mostrare disinteresse o disimpegnarsi attivamente dalle conversazioni in cui tu sei lodato o celebrato. Questo comportamento si manifesta in diversi modi. Ad esempio, una persona invidiosa potrebbe smettere di partecipare attivamente a una discussione o cambiare argomento non appena le altre persone iniziano a elogiarti. Potrebbe anche mostrare segni di irritazione o disagio, come incrociare le braccia, evitare il contatto visivo o persino lasciare la stanza. In alcuni casi, l'invidioso potrebbe addirittura cercare di sminuire i tuoi successi cambiando l'argomento o introducendo una critica irrilevante, per spostare l'attenzione da te a qualcos'altro. Questi comportamenti sono spesso motivati da sentimenti di insicurezza o di minaccia percepite quando il successo altrui è riconosciuto. La persona invidiosa può sentirsi trascurata o sminuita dalla tua attenzione positiva e questo può portare a un ritiro emotivo o a un disimpegno come meccanismo di difesa. Il riconoscere questi cambiamenti di comportamento può essere cruciale per comprendere la dinamica interpersonale e per gestire le relazioni in modo efficace. È importante non reagire negativamente, ma piuttosto cercare di comprendere la radice del problema. Talvolta, aprire un dialogo costruttivo può aiutare a risolvere le tensioni e a ristabilire un equilibrio nelle relazioni. A volte, anche offrire rassicurazione e mostrare empatia verso chi manifesta questi segnali può aiutare a mitigare i sentimenti di invidia, promuovendo un ambiente più inclusivo e di supporto. 7. Paragoni costanti. I paragoni costanti sono un altro segnale sottile, ma rivelatore di invidia. Quando una persona ti confronta ripetutamente con altri, spesso minimizzando le tue realizzazioni e esaltando quelle altrui, ciò può indicare che sta lottando con sentimenti di invidia nei tuoi confronti. Questo tipo di comportamento può emergere in conversazioni sia private che pubbliche e può avere un impatto negativo sulla tua autostima e sulla percezione del tuo valore. Questi paragoni possono prendere diverse forme.
Ad esempio, se hai raggiunto un traguardo significativo, come una promozione o un riconoscimento professionale, la persona invidiosa potrebbe reagire sottolineando i successi di qualcun altro nel tuo campo, suggerendo che i suoi risultati sono superiori o più meritevoli di attenzione. Questo approccio non solo declassa il tuo successo, ma tenta anche di deviare l'attenzione e l'apprezzamento da te a qualcun altro. Spesso i paragoni sono mossi da un senso di insicurezza interiore. La persona invidiosa potrebbe sentirsi minacciata dai tuoi successi e utilizzare il confronto come un modo per ridimensionare la tua importanza o per riaffermare il proprio valore nei confronti degli altri. Facendo ciò, cerca di stabilire un equilibrio che percepisce essere stato alterato dal tuo successo. Questo comportamento può creare un ambiente tossico sia in ambito lavorativo che in contesti sociali o familiari, perché instilla dubbi e insicurezze. Può anche portare a una spirale negativa di competitività non salutare, dove le persone sentono la necessità di superare costantemente gli altri per ottenere riconoscimento. Per gestire efficacemente i paragoni costanti, è importante mantenere la fiducia nelle proprie capacità e risultati. Avere una chiara comprensione del proprio valore può aiutarti a non essere scosso dai confronti ingiustificati. Inoltre, potrebbe essere utile affrontare la situazione direttamente con la persona invidiosa, esprimendo come questi paragoni ti fanno sentire e discutendo modi per interagire che siano più positivi e meno confrontativi. Creare un dialogo aperto può aiutare a chiarire malintesi e a costruire una relazione più sincera e rispettosa. 8. Sopraffazione sociale. Questo è un comportamento assolutamente manipolativo, attraverso il quale una persona cerca di isolarti dagli amici comuni, dai colleghi o da gruppi sociali. Spesso chi si comporta così maschera le proprie azioni dietro un apparente interesse per il tuo benessere, sostenendo di agire per proteggerti o per preoccuparsi per te. Tuttavia, l'obiettivo reale dietro queste azioni è di limitare le tue opportunità sociali e professionali, mantenendo così un certo grado di controllo o superiorità su di te. Questo tipo di condotta può manifestarsi in vari modi. Ad esempio, la persona potrebbe dissuaderti dal partecipare a eventi sociali con scuse che sembrano razionali, come suggerire che altri partecipanti non hanno i tuoi stessi interessi o che potresti non goderti l'ambiente. In un contesto professionale, potrebbe tentare di tenerti lontano da progetti importanti o da incontri di networking, sostenendo che potrebbero essere troppo stressanti per te o non adatti alle tue competenze. In alcuni casi, chi esercita la sopraffazione sociale può anche diffondere pettegolezzi o informazioni fuorvianti su di te per erodere la tua reputazione e far sì che altri inizino a distanziarsi. Questo può creare un senso di isolamento e può renderti più dipendente dalla persona che esercita la sopraffazione, dato che percepisci di avere meno alleati o supporto. Questo comportamento è particolarmente dannoso perché può limitare notevolmente il tuo sviluppo personale e professionale e può influenzare negativamente la tua autostima e sicurezza. Essere isolati significa anche avere meno opportunità di ricevere feedback diversi o di sperimentare nuove prospettive, il che è essenziale per la crescita personale e professionale di chiunque. Per affrontare la sopraffazione sociale è importante riconoscere i segnali e comprendere le vere intenzioni dietro le azioni della persona. Mantenere o ricostruire le proprie reti sociali e professionali è cruciale. Può essere utile esprimere apertamente le proprie preoccupazioni e stabilire confini chiari con chi mostra questo comportamento. In alcuni casi potrebbe essere necessario cercare supporto esterno, come consigli da altri amici, colleghi di fiducia o professionisti, per contrastare queste dinamiche e riaffermare la propria autonomia. 9. Appropriazione di idee. Questo è un fenomeno sottile ma estremamente dannoso che si verifica quando una persona rivendica indebitamente come proprie le tue idee o i tuoi successi. Questo comportamento può emergere in ambienti lavorativi o sociali, specialmente durante le discussioni di gruppo o in situazioni in cui sono presenti figure di autorità. Ad esempio, potresti condividere un'idea in una riunione informale o durante una conversazione informale, solo per scoprire successivamente che un collega la presenta come propria in un contesto ufficiale. Chi si appropria delle tue idee può farlo per ottenere vantaggi personali, come riconoscimenti o promozioni,
o semplicemente per aumentare il proprio status. Questo comportamento non solo mina la tua credibilità e il tuo diritto di essere riconosciuto per il tuo lavoro o il tuo essere brillante, ma può anche avere impatti negativi sulla tua motivazione e sulla tua fiducia. Senza il giusto riconoscimento, potresti trovarti svantaggiato professionalmente e personalmente, e può essere difficile avanzare o sentirti adeguatamente valutato per i tuoi contributi. Spesso chi si appropria delle idee altrui è mosso da invidia o da una sensazione di insicurezza sul proprio valore o capacità. Appropriandosi del credito per le realizzazioni altrui, queste persone cercano di mascherare le proprie carenze o di elevare la propria immagine senza investire il duro lavoro necessario per generare vere innovazioni o risultati. Per affrontare l'appropriazione di idee, è essenziale riconoscere quando questo comportamento accade. Documentare le proprie idee e assicurarsi di condividerle in contesti appropriati e con le persone giuste può aiutare a proteggere il proprio lavoro. È anche utile esprimere apertamente le proprie preoccupazioni quando si nota che le proprie idee vengono presentate da altri senza il dovuto credito. A volte, parlare direttamente con la persona coinvolta può risolvere il problema. Altre volte può essere necessario portare la questione all'attenzione di un supervisore o di un responsabile, specialmente se l'appropriazione diventa un modello ricorrente. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Speriamo con tutto il cuore che ti aiuti a gestire meglio le relazioni con le persone invidiose nella tua vita. Se questo video ti è stato utile, lasciaci il tuo prezioso mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per più contenuti come questo. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne. Ricorda, sei unico e proprio questo è il tuo superpotere. Ci vediamo nel prossimo video.